Eccoci al Climatfest, siamo qui con Eleonora di Extinction Rebellion. Allora, Eleonora, dici perché siete al Climatfest? Ok, allora, noi siamo un movimento di disobbedienza civile non violenta, apartitico e decentralizzato, che utilizziamo le strategie della disobbedienza civile per chiedere ai governi un intervento drastico e radicale. Solo Sì, una cosa, voi avete certo. detto che non credete appunto negli ordini gerarchici e non ci sono neanche nella vostra associazione, giusto? Sì. No, allora, noi siamo un movimento decentralizzato che cerca di contrastare gli effetti del potere, per cui ciascuno all'interno del movimento ha il pieno potere e la piena responsabilità per decidere di fare quello che ritiene e chiunque può aderire al movimento, basta che condivida i principi su cui è fondato. Non abbiamo un leader e non rispondiamo a alcuna organizzazione. E facciamo in modo che le cariche più importanti all'interno del movimento vengano ricoperte con un ricambio ogni 3 o 6 mesi. E la vera domanda è, qua si parla di sostenibilità ambientale, si Sì. parla di clima appunto, cosa c'entrate voi con il clima? Ok, allora, noi siamo un movimento che vuole spingere i governi ad agire per contrastare la crisi ecologica e climatica. Per questo portiamo avanti delle azioni di disobbedienza civile e le nostre 3 richieste sono la prima che venga detta la verità sulla crisi ecologica e climatica, cioè che la questione a livello mediatico sia trattata con l'urgenza che merita e che si tengano informate le popolazioni. Chiediamo poi che il governo agisca ora, perché non c'è più tempo. Ormai l'unica soluzione è agire drasticamente e immediatamente per contrastare la situazione. La terza richiesta di Extinction Rebellion è che vengano istituite delle assemblee cittadine che dopo essere state estratte a sorte in modo che corrispondano più o meno alla composizione della popolazione locale, vengano istruite sul tema e prendano delle de decisioni in comune accordo su come contrastare la crisi ecologica e climatica per affiancare il lavoro della politica. E voi mi avete detto che avete base a Milano in questo momento, siete nati a Sì, Londra, se vuoi dirci di più di questa certo. associazione. Allora, il movimento è nato a Londra nel 2018, ma si è subito diffuso anche in Italia. Il gruppo di Milano è attivo dal 2019. E invece avete anche detto che state organizzando degli eventi in questi giorni di Climatfest, se vuoi dirci appunto qualche evento che state organizzando. Ok, allora noi ogni giorno al gazebo presentiamo il movimento. Abbiamo organizzato degli approfondimenti e dei dibattiti attorno al tema della crisi climatica, per cui c'è stato un dibattito a livello scientifico, una presentazione delle azioni che vuole portare avanti il movimento, ma abbiamo organizzato anche momenti ricreativi come aperitivi. Momenti di meditazione o yoga. E invece mi stavi dicendo quali sono i personaggi a cui voi vi ispirate? Ok, allora la nostra strategia si ispira ai grandi movimenti di disobbedienza civile del passato, a cominciare dalla non violenza professata dal Mahatma Gandhi, che attraverso un grande movimento di disobbedienza civile ha portato all'indipendenza del subcontinente indiano. Poi i movimenti per i diritti civili negli anni 50 negli Stati Uniti d'America, anche le strategie delle suffragettes o il movimento di protesta che ha portato nel 2008 a destituire il dittatore filippino. E voi appunto ci tenete a sottolineare che siete un'organizzazione non violenta, perché per voi il cambiamento si fa attraverso la non violenza. Spiegaci. Allora, la non violenza è un principio radicale e inquestionabile del movimento, per cui noi ci prendiamo la responsabilità per le azioni di protesta che mettiamo in atto, per cui le affrontiamo a volto scoperto, senza resistere al fermo o anche all'arresto.
cerchiamo di avere un comportamento non violento per tutta la durata dell'azione, non soltanto nei termini di non ferire le persone, ma anche per come occupiamo lo spazio, per cui noi siamo consapevoli che magari stiamo provocando un disagio, per cui utilizziamo sempre un linguaggio che sia non violento e aperto nei confronti delle persone che incontriamo e nell'ambiente che stiamo andando a occupare. Quindi si può dire che il vostro slogan è cambiare attraverso la non violenza, il cambiamento attraverso la non violenza, giusto? Sì. Perfetto, allora grazie mille per questa intervista Grazie e da questo evento è tutto, grazie mille. a te. Grazie.